sei giorni dalla propria casa rimaneva lungi Ulisse. Era partito per farlo bagno ed abbronzar le membra con i suoi amici. In vigorosa pugna egli agognava solo un posto al mare e di fregene despugnarlo lido. Ma ce ne sarà qualcuno lì, no? Ma non ce la fa far bene. Aprila, ma che ce la si da fuori? Ha fatto entrare solo i raccomandati, ha fatto... Oh, Ulisse! E tu che c'hai sempre qualche idea, fattene venire una, no? Sennò stamane rimaremo fuori. Quando la notte si disperde, gente lungo il lido non rimane niuno, pensò Ulisse. E solida armatura di travi di legno per gli amici eresse. Dentro ficcorno, dentro ficcorno e di sua luce l'alba illuminò quello straniero dono. Sì. Uno, due, tre, quattro e cinque. È bene, nuovo, guarda quel mistero di Cassandra! Cassandra, figlia mia, dove sei? Sto qua, sto qua. Tu qua stai, che stai facendo? Avevo previsto che volevate parlarmi, dite. La solita storia della previsione. Senti, io ho trovato questa bella cabina qua, sai che faccio? Me la porto dentro. Ma voi impazzite! Non lo fate, priamo, priamo, voi siete napoletano, porta disgrazie, non lo sapete. Abbiamo 16 cabine, questa sarebbe la 17ª, porta male, priamo. Lo sai chi è che porta malagurio, sai tu che porta malagurio. E poi guarda, lo sai che cosa ti devo dire? A cavallo nato non si guarda in bocca. Non lo fate, priamo, non lo fate, lo dice anche mamma, priamo, non lo fa, non lo fa, non lo fa. L'ha voluto fa e male gli coglierà, trichete. Lo giorno dopo, riconquistato il lido, riprese Ulisse il viaggio di ritorno, che senza fine vie più si dilungava tra onde verdi e per gli osigofi. Bisogna che si decida, Benedetta. Ho notizie di uno straniero che si è venuto da Santa Marinea e pare che sia un traffico terribile con tutte che macchine te puoi mai nate. Beh? Forse ci avete ragione. Una povera donna indifesa non può vivere troppo tempo sola. Vuol dire che presto sposerò uno di voi. E quando? Quando finirà Gran Marità. Che c'è tempo, magnate questo. In fin dei conti sono sempre una signora. Oh! Bravo! Oh. E sono 15 giorni che dura sti intasamento. Che fa? Ho un'idea. Passeremo di là. Beh, direzione vietata, è pericoloso. Oltre alla direzione vietata non è passato mai nessuno. E beh, sono Ulisse e adoro l'ignoto. Seguite il mio esempio. Toglietevi la gomma americana dalla bocca e tappatevi le orecchie. E se sentite fischi, trilli e sirene, non ve voltate mai! 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 Ma conduceva di proibita strada a gigantesca
a gigantesco e orrido imprevisto. Lì vigilava Polifemo e Gisso di forma stradale Pietro. Sor Vigile, sia gentile, chiudo un occhio. Meno spirito, giovanotto. Multa per direzione vietata. Ma allora lei non sa chi sono io. Perché? Chi è lei? Nessuno. Ah, ecco. E il triangolo? Ce l'ha il triangolo? Mi faccia vedere il triangolo. E chi ce l'ha il triangolo? So o non so, l'astuto Ulisse. Vieni. Oh. Beccate sto triangolo. Proprio l'occhio buono. Alla sua casa è giunto il fine Ulisse. Pessa il suo riso e frrrr. Guarda c'è ci sono le tisce. Un permesso. Enel, controllo contatore. E se Enel armaro a muro. Come? Lo che ho detto, bambini, se ha nell'armadio a muro, il vaga, si accomoda. Il vaga, ostrica. Questo straniero mi sa che conosca troppo bene la mia casa. Il vaga. Ora, con l'aiuto di Minerva, eccolo, la mia potente arma. Non è arrugginita. Funziona ancora. Ed ora la replica di non cantare, spara. La mia vendetta sarà tremenda. Tiè! E ora a voi. A voi due. Tiè! No! Non cantare, spara, no! Sì! No!